È tutto il loro guscio. Quando ti toccano, che sono costretti a farlo perché c'è la fai l'operazione, usano sempre strumenti. Quando però accade che sono costretti a tirarti, in quei pochi momenti sono costretti a toccarti. E può succedere che sia l'addotto che li tocca, che li piglia, che li sbatte, che li struscia, e allora ti rimangono. Quindi queste macchie gialle sono incidenti di percorso, che Ma quelli che rimangono rendono. indietro non dicono: ah, ma guarda questo cosa sta facendo, aspetta, magari ci porta indietro una prova. No, 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 questa è una operazione che proprio non esiste proprio. Il piccoletto, che è colui che di solito, non sempre, ma di solito ti riporta indietro e ti viene a prendere, quindi meccanicisticamente parlando fa un'operazione precisa, esegue una serie di ordini precisi, ha proprio la caratteristica di non capirci granché. Non Stai ha. parlando di quello più piccolo o Del più di quello un po' più alto? piccolo, il più alto sarà un po' più intelligente, ma non è che ha capacità mediative. Cioè, se ti rimettono il pigiama al contrario, o alle donne per esempio la biancheria intima, a volte se la dimenticano di mettere, non sanno proprio cos'è. E te dici, come, sono 500.000 anni che si rompono le palle e ancora non hanno capito. Se, la buttano, no? Ma che è sta roba col torto? Il pigiama, te lo mettono al contrario. Addirittura alcune volte non riescono neanche a mettertelo, qualcuno l'ha addirittura piegato, l'ha bene meglio, l'ha ficcato, che ne so, sotto il termosifone, sotto il letto, buttato da una parte. Questo accade non solo con il pigiama, ma anche col piercing. Ti pigliano uno col piercing E allora e. nel piercing è messo sul comodino. Certo, smontato. Smontato. Il piercing, tutti smontati. Quando il soggetto che noi abbiamo entra nella stanza, entra e in ipnosi ricorda che ci sono due cilindri, in uno c'è qualcosa di confuso, nell'altro è vuoto, quello pieno sta di qua, quello Stai vuoto parlando di sta di quello là. che fa la coppia? Sì, lui viene preso dal serpente per la collottola, aprono il cilindro e lo ficcano dentro dall'alto, La persona. sì, il serpentone richiude la specie di coso e lui è dentro nudo. È dentro nudo, ma sta rivivendo l'ipnosi questa cosa ed è sulla poltrona di là. Chi c'è con te? E lui si gira con gli occhi chiusi, si gira da questa parte e dice: c'è un altro in un cilindro vicino al mio. Com'è fatto questo altro? Allora lui lo guarda, c'ha gli occhi chiusi, ma ricorda perfettamente i movimenti che ha fatto. È uguale a me. Ah, è proprio uguale, uguale? No, non ce l'ha il piercing. Ah, interessante. Si va avanti con l'ipnosi, passa un quarto d'ora e poi gli dico, e il tuo amico, quello uguale a te che stava nel cilindro, dov'è? E io a questo punto si gira dall'altra parte e gli dice, è sempre lì, però ce l'ha il piercing lui. In quel momento si capisce perfettamente che i movimenti che lui ha fatto sono esattamente quelli che doveva fare se si trovava nella copia. Quando viene riportato poi a casa, il giorno dopo si sveglierà e si troverà i piercing smontati nel letto. Ce n'ha Ma una quel momento in tonnellata. cui coesistono due coscienze, No, no. no, no, non possono esistere due coscienze, esiste sempre una coscienza sola, o una o l'altra, o una o l'altra, o una o l'altra. Quando il soggetto viene copiato e viene messo nell'altro cilindro, si porta a casa la coscienza di quell'altro, copiata. Copiata. In Quando. allora in tutti i sensi è un involucro. Sì, assolutamente sì. Un involucro fondamentale. Fondamentale. È una macchina, un'automobile. Se noi dobbiamo andare a Milano in 3 ore, se non c'è l'automobile non ci va. Quindi è un veicolo. Ha la sua funzione. Per molti è difficile capire la multidimensionalità dell'essere umano. Questa è legata alla fisicità del vivere quotidiano. Cioè, ogni giorno siamo portati a credere che siamo solo carne. Perché? Io credo Poniamoci questa domanda. perché è un condizionamento. È un condizionamento. Il condizionamento nasce quando Platone si fa battere da Aristotele. Platone? Ma questo condizionamento nasce da loro o Secondo me è ce lo siamo probabile. creati noi? No, secondo me
in parte ce lo siamo creati noi per le nostre esigenze e in parte l'alieno che comanda, il gruppo di alieni che cercano di mandare la politica e il pensiero dell'uomo in una certa direzione ci hanno messo male. Sicuramente, perché l'uomo totalmente coeso, questa è un'espressione che usa uno dei nostri attori, l'uomo coeso, la sua anima, la sua mente, il spirito, il suo corpo, coeso, intendi sovrapposto, che ha la possibilità cosciente di dialogare con l'anima? Sì, che ha la possibilità di sapere che è l'anima. Allora siamo anime, in effetti. No, non si può dire così. Quando l'anima è da sola, ha una sua identità precisa. Sì, però quando l'anima è nel nostro corpo, non esiste né il corpo né l'anima. L'anima è quella che vive. Mi dice una cosa, l'anima... Ma la somma di corpo, mente, anima e spirito forma un qualcosa che adesso domanda. Certo. Quando è a livello energetico alto e tutte queste cose sono coese insieme, abbiamo un qualcosa. Sì, che ha coscienza e conoscenza di sé. E qui il punto, perché non è così? Perché non è così? Non è così per il semplice fatto che... Ora come ora, parlando di un modello che descrive questa cosa, noi siamo fatti a croce, mentre prima eravamo fatti a tetraedro. Cosa voglio dire? Ora siamo fatti a croce. La mente è legata all'anima, allo spirito e al corpo. L'anima per parlare col corpo deve passare attraverso la mente. Lo spirito per passare attraverso l'anima, per parlare con l'anima deve passare attraverso la mente. La mente è colei che media tutto. Quindi è... Il ciclo non è anima, spirito, mente? Anima, spirito? Anima, spirito, mente, cioè, in no, un senso. Anima, mente, spirito. Allora cosa serve lo spirito? Lo spirito serve se non l'anima non può entrare nel corpo. Ah, solo per quello? Non serve... Io non ho sempre pensato che lo spirito servisse da trasletta mente... Nelle ipnosi, quello che viene fuori su questo punto è la seguente cosa. Lo spirito non si può agganciare all'anima direttamente. C'è incompatibilità frequenziale. E allora ha bisogno di una mediazione. La mediazione della mente. Cioè, per stare l'anima nel corpo ha bisogno dello spirito? Sì. Questo è un discorso che viene fuori da... diversi punti affrontati in ipnosi su diversi soggetti che non a domanda non richiesta, che loro parlano di questa cosa parlando di altre cose, ma però tutte queste informazioni che non sono da noi state richieste vengono descritte nello stesso modo. Ma c'è un'aggiunta, l'aggiunta è che l'essere umano non è sempre stato fatto così. L'essere umano prima... E c'è un prima. Hai parlato di due creazioni. Prima era legato a tetraedro, cioè mente, spirito, anima e corpo sono così. Bene, se io lego questa a questa, io ho un tetraedro, cioè una piramide a base trigonale. Un tetraedro in cui ogni spigolo è legato agli altri tre. Questo si parla di Merkaba. La Merkaba. Beh, quella che è. Che gli antichi babilonesi chiamavano Merkaba, che poi tra l'altro era Kabbalah, sono quelli egiziani. Allora, questa situazione dell'essere umano può essere cambiata o no? Sulla carta sì. Cioè, sì, è probabile che noi si possa... Ci sono tantissimi viaggi in New Age che dicono sì, ma magari puoi leggere la Bibbia oppure le parole possono cambiare il tuo DNA. E questo cambiamento porterebbe all'unione di questi fattori. È una cosa vera? Bisogna sapere interpretare questo discorso. Questo è proprio il discorso della magia, vero proprio. Cioè, la parola cambia la realtà? L'uomo è stato creato dopo il verbo. Prima è stato creato il verbo. Ma il verbo non è la parola.
è qualcosa che noi identifichiamo con la parola, perché la parola altro non è che vibrazione sonora. Allora è, prima è stata creata la vibrazione, dopo la vibrazione è stato creato l'uomo con la vibrazione. Quindi con determinate vibrazioni è possibile cambiare il DNA. Sì, ma la vibrazione non va vista solamente nello spazio, va vista nello spazio, nel tempo e nell'energia. Benissimo. Fermo lì perché adesso ti faccio una domanda che ci arriviamo benissimo. Frequenza Schumann.